Scusi maestro, ma lei ci crede nel cinema italiano di oggi? Vede qualche spiraglio di crescita? Ma io, come giurato del Giavi di Donatello, ho visto un sacco di film quest'anno e mi sembra che i piccoli film, quelli più indipendenti, sono i più belli, sono i più validi. Quindi film come Smetto quando voglio, film come Miele della Golino opera prima, film come La mafia uccide solo d'estate. Ecco, un attore come Piff, giovane, giovane emergente, le piace, la coinvolge questo tipo di... Sì, mi coinvolge molto meno invece la solita commediola leggera, quella che dopo mi è venuta al sud, dilagata in tutta Italia, quello non mi interessa neanche. Sì, hanno premiato anche La grande bellezza con l'Oscar, è rimasto sorpreso, le è piaciuto? Il capitale umano sono quelli che raccoglieranno più premi, più David Donatello quest'anno. Mi è piaciuto, la prima volta sono rimasto un po' perplesso, e poi l'ho visto una seconda volta e ha acquisito importanza per me vederlo due volte. E il capitale umano invece, con qualche difetto quella, è anche quello un film notevole. Le posso fare una domanda scomoda? Ho letto una frase del suo libro, ma suo fratello è davvero meglio come attore o cantando? Mio fratello è nato cantando, cioè poi ha imparato a recitare con mio padre, abbiamo fatto insieme dei piccoli sketch da bambini, però lui nasce proprio canterino, per cui io lo ricordo sempre al meglio come cantante. Secondo me è rimasto tale, è proprio un'altra cosa quando passa dal parlare al cantare.